Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ultimamente sto facendo miliardi e miliardi di rapine e mi sto sempre di più accorgendo ancora di quante persone non sono in grado di completare le rapine senza morire decine e decine di volte. Quindi in questo video vi svelerò un paio di trucchetti che magari moltissimi di voi ne sono già a conoscenza, però magari alcuni sono all'oscuro, quindi prestate la massima attenzione perché vi svelerò appunto dei trucchetti sull'ultima missione, appunto alla Pacific Standard Bank, su come in pratica non morire nemmeno una volta e tenervi quasi interamente tutto il malloppo. Chiaramente in questo video, ragazzi, vedrete il mio denaro scendere, come adesso in questo momento è sceso di 48.000, però voi prestate la massima attenzione, fatelo veramente con calma e non perderete quasi nessun dollaro. Allora, come avete visto, io e l'altro rapinatore con le borse siamo rimasti in banca. Questo qui, ragazzi, è essenziale. Allora, i soldi li può prendere o soltanto una persona oppure due persone, come in questo caso. E quando Lester vi dice di uscire dalla banca, escano soltanto chi non ha i soldi. Gli altri, appunto, che escono devono assolutamente andare nella casa che è qua vicino alla Pacific Standard Bank, ovvero quella blu da 126.000 dollari, che è quella per fare il trucchetto, andare nel garage, prendere la Kuruma blindata e così, ragazzi, non morire. Allora, ci sono due vie per fare questa fuga qui. La prima è che tutti assieme, anche chi ha le borse, incomincino a correre per il percorso che vi indica Lester e andare tutti quanti assieme nell'appartamento, poi andare dentro il garage tutti quanti assieme e salire nella Kuruma e andare via. Oppure il secondo metodo, ragazzi, secondo me quello migliore appunto è questo qui. Qua magari vedrete tutto sparaflesciato agli 800.000 all'ora. Comunque il metodo più giusto secondo me è di stare chi ha le borse con i soldi dentro in banca al riparo. Chiaramente ogni tanto verrà qualche poliziotto, ma lo farete fuori in pochissimo tempo, ragazzi, se state dietro al riparo, così non perdete nemmeno un soldo. Arrivano gli altri vostri compagni con la Kuruma, voi salite dentro e fate tutto il pezzo, come state vedendo fino qua, fino alla barca, e se avete visto non ci siamo lanciati. Abbiamo fatto una piccola scorciatoia, fregatevene dei checkpoint, andate diretti al dinghy e andrà assolutamente bene. Qui vedrete il fail più epico del mondo, ragazzi. Esattamente a 2 metri, guardate dov'è il checkpoint, un mio compagno di squadra è morto. Quindi veramente una cosa assurda, però se voi, ribadisco, lo fate nel migliore dei modi, perché qui non so nemmeno quante rapine ho fatto, quindi dovevamo essere veramente veloci perché ne sto facendo una dietro l'altra, tipo al giorno ne faccio 2-3, una cosa sconcertante. E qui, ragazzi, è un altro metodo molto più veloce, senza andare al di là delle montagne e fare tutto il giro. Dove avete visto il ponte, curvate a sinistra, fate questo sentierino. Questa via però è la più veloce, ma è anche la più difficile in assoluto, sempre con la Kuruma, perché se fate purtroppo quelle con le moto, cioè ci riuscite anche, però se non c'è una squadra che vi sentite coi microfoni eccetera, con le moto, ragazzi, è veramente impossibile. C'è sempre qualcuno che muore almeno 15 volte. Quindi compratevi l'appartamento da 126.000, la Kuruma che costa 500.000, e poi tutte le altre rapine le farete senza mai perdere un giocatore. A parte prima, ragazzi, la sfortuna più epica del mondo, morire 2 metri dal checkpoint. Comunque, come vedete, su questa strada c'è di tutto: forze speciali, polizia, elicotteri. Il mio consiglio veramente spassionato, se volete fare questa via più veloce e anche la più difficile, dovete essere velocissimi prima di tutto. Chi ha le borse e sta in macchina, premere la X, così stanno accucciati e in teoria non dovrebbero subire nemmeno un colpo. E qui esattamente è da buttarsi diretti in acqua, salire sul dinghy e scappare il più in fretta possibile. Noi purtroppo stavamo aspettando un compagno che non so che cavolo si stesse facendo, un panozzo con la mortazza, non lo so, ragazzi. E come vedete, se si aspetta, arrivano sempre di più forze speciali, elicotteri. Si rischia anche di perdere soldi, perché
Questa qui era anche la modalità difficile, quindi si può portare a casa $1.250.000. In più, se si fa la sfida Elite, mi pare sono $100.000 in più. Quindi dai ragazzi, è un bel gruzzoletto. E come vedete eravamo a 1.088.000, quindi avevamo perso abbastanza soldi, anche perché era la seconda volta che la rifacevamo. E quindi sapete benissimo che ogni volta che si muore si rinizia sempre con meno soldi. E quindi se voi la fate al primo colpo, volete fare questo pezzo qui dove si scappa il più in fretta possibile tutto, ragazzi, dovete essere veramente molto molto veloci. Io adesso vi faccio vedere che anche con tutto questo bordello, se si ha un attimo di tecnica, se si fa un po' pulizia prima di andare sul dinghy, non si perde tantissimo. Come vedete siamo a 1.088.000 e adesso noi ci apprestiamo con due elicotteri a lanciarci in mezzo. Prestate la massima attenzione anche a lanciarvi in macchina, perché molto spesso a me è capitato mesi e mesi fa, finora non mi è ancora capitato, quindi magari l'hanno patchato, non lo so, che quando si entrava in macchina e tutti erano ancora dentro si moriva. Oppure si salta dentro in acqua in macchina, si esce, la macchina magari vi tocca eccetera e si perdono soldi. Qui come vedete abbiamo ancora 1.088.000 e adesso 1.081.000. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Nei commenti scrivetemi se ne eravate a conoscenza, oppure se sapete nuovi metodi scrivetemi sotto tutti quanti nei commenti. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Io vi saluto, vi ringrazio, lasciate tantissimi pollicioni in su, qua da Bistard è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.